Se ti stai chiedendo come chiudere quest'anno scolastico così particolare, allora ascoltami nei prossimi minuti e scopri quali sono i punti a cui dare attenzione e quali passi falsi da evitare. Io sono Alberto De Panfilis, divulgatore e consulente didattico, e dal 2008 mi prendo cura della scuola e dei suoi protagonisti principali, gli insegnanti, coloro che la scuola la vivono, a volte la patiscono, ma sempre la rispettano. Con il progetto Metadidattica ho incontrato migliaia di docenti di ogni ordine e grado. Con la maggior parte di loro ho avuto la fortuna di confrontarmi, mettendo a fuoco le dinamiche più complesse e potendo testare sul campo centinaia di tecniche. Molte sono risultate inefficaci, le abbiamo scartate, ma un numero consistente rappresenta invece un bagaglio di inestimabile valore per chiunque voglia migliorare le proprie relazioni scolastiche. Scopriamo insieme come trarre il meglio dai ragazzi, dalle loro famiglie, dal rapporto con i colleghi e, perché no, anche da quello con noi stessi. Intanto dobbiamo fare una doverosa premessa. Sicuramente quest'anno è stato un anno speciale. È stato un anno speciale per tutte le ovvie ragioni che ciascuno di noi conosce. E quello che stiamo vivendo in questi giorni, in queste ultime settimane, è a sua volta un periodo altrettanto speciale. Diventa quindi doppiamente importante prestarvi attenzione. È un periodo molto delicato perché ci sono tanti impegni, scadenze degli ultimi giorni, questioni molto importanti da tenere in considerazione, decisioni da prendere che possono davvero risultare significative. Si tratta di mettere un punto, non una semplice virgola. Ma facciamo qualche premessa. Questa puntata è dedicata a condividere alcuni spunti. Se poi ti andate a approfondire ogni singolo argomento trattato in questo episodio, ti invito a cercare sul sito metadidattica.com le parole chiave contenute in questa puntata. Oppure puoi scrivermi direttamente un'email all'indirizzo alberto@metadidattica.com per richiedere una tua prima sessione di coaching scolastico e poter lavorare a titolo individuale su qualcosa che ti sta a cuore. Beh, partiamo con uno dei tormentoni di queste ultime giornate, in particolare il tema delle riunioni. Sappiamo tutti che riunirsi quando si è stanchi, quando c'è da prendere decisioni importanti, non è per nulla un'attività scontata o semplice da condurre. E poi, con l'attuale contingenza che ci costringe a non farlo di persona ma a distanza, diventa tutto più duro. Mettere d'accordo più teste, insomma, diventa in alcuni casi una vera e propria impresa. Però proviamo a riflettere insieme su quali potrebbero essere alcune indicazioni che possono facilitare questi momenti di confronto. Beh, un primo aspetto da tenere in considerazione è senz'altro quello legato alla qualità delle informazioni che circolano all'interno di una riunione. Non posso non accennare nuovamente a questo tema, così centrale, così basilare per applicare correttamente il metodo metadidattica. Parliamo degli ingredienti base sui quali poi si baseranno le nostre riunioni. In particolare faccio riferimento alla necessità irrinunciabile, direi, di distinguere nettamente tra sensazioni e informazioni. Ti invito a recuperare l'ascolto degli episodi precedenti, in particolare ti consiglio la numero 3, la puntata numero 3, in modo da aver chiaro qual è la differenza tra sensazioni e informazioni. Sto facendo riferimento al fatto che gli argomenti che verranno trattati in riunione potranno essere approcciati più su un versante interpretativo o più su un versante oggettivo. Senz'altro, muoversi su questo secondo terreno, quindi basandoci su informazioni oggettive, certe, quindi facendo riferimento a episodi, comportamenti rilevabili attraverso i cinque sensi, ci permetterà di evitare una buona parte degli scivoloni che invece l'insidioso terreno delle sensazioni può provocarci. Sarà quindi molto importante proporre questioni che abbiano come tema solo fatti oggettivi. Dire per esempio che c'è da prendere una decisione circa i comportamenti scorretti di un ragazzo, oppure riguardo le peculiarità che vogliamo premiare di una studentessa, purtroppo significa stare nettamente sul campo delle sensazioni. Comportamenti scorretti, peculiarità, sono concetti astratti, basati sicuramente su qualcosa di concreto, ma incapaci di trasmettere con precisione quello a cui facciamo riferimento. Quando siamo noi a proporre un argomento di discussione, cerchiamo quindi di essere da subito ben attenti a mantenere la conversazione su un piano di oggettività, su elementi sui quali possiamo confrontarci con chiarezza. Quando invece sono gli altri colleghi ad aprire dibattiti e quindi a portare elementi di conversazione su questioni poco oggettive, il nostro contributo possiamo darlo cercando di raccogliere informazioni, attraverso domande ben poste.
cercare quindi di capire cosa è successo, come è successo, dove, quando, quante volte, quanto spesso, chi è stato coinvolto nei vari episodi. Sono tutte direzioni da sondare che possono aiutarci a far muovere la conversazione su un terreno più stabile. Facciamo attenzione a non sondare i perché dei nostri interlocutori, però, dal momento in cui attraverso quella domanda evocheremo in loro risposte molto soggettive, orientate prevalentemente alle loro interpretazioni, alle loro ragioni. Queste sono certamente molto importanti, da rispettare sicuramente, ma rischiano di diventare oggetto di confronti particolarmente inclini a conflitti, confusione, incomprensioni. Ecco poi un altro aspetto importante che dobbiamo tenere in considerazione per rendere le riunioni momenti di confronto utili e non campi di battaglia in cui è facile perdere la pazienza. Quando ti trovi di fronte a qualcuno che ha un punto di vista differente dal tuo e vuoi trovare più facilmente un accordo, un compromesso, puoi seguire le due indicazioni che seguono. Per prima cosa ti consiglio di lasciare che siano i tuoi interlocutori a parlare per primi. Questo ti darà l'opportunità di raccogliere preziose informazioni prima di esporti, con il vantaggio di poter magari trovare già da subito elementi di accordo che potevi dare per scontato non ci fossero, oppure usare alcuni aspetti del punto di vista del tuo interlocutore per presentare il tuo modo di vedere le cose. Inoltre, in questo modo riusciresti a creare un'utile dinamica di scambio di reciprocità. Se inizi tu ad essere disponibile nei confronti del punto di vista altrui, aumenti le probabilità che anche l'altro possa essere aperto al tuo di punto di vista. Il secondo aspetto che voglio segnalarti per la gestione delle riunioni ha a che fare con lo stratagemma del saggio che si finge stolto. In questo caso intendiamo dire che lo stile di comunicazione con il quale potrebbe essere utile affrontare una riunione è quello che ci mette in posizione relazionale one down. Se al contrario ci ponessimo in posizione one up e cominciassimo ad essere particolarmente indicativi o addirittura ingiuntivi, ciò vuol dire estremamente convinti del nostro punto di vista, convinti che ciò che stiamo proponendo sia la cosa giusta da fare, se parlassimo per assoluti, se facessimo di tutto per dimostrare agli altri che abbiamo ragione noi e che quindi hanno torto loro, innescheremo probabilmente molte resistenze. Quindi potrebbe essere vantaggioso ammantare di una dimensione relativistica, per così dire, i nostri punti di vista, anche laddove fossero particolarmente solidi e strutturati. Quindi, anziché dire «sono sicuro che questo ragazzo debba essere premiato» oppure «sono sicuro che con questo ragazzo dobbiamo prendere dei provvedimenti», ecco, potremmo dire, dal mio punto di vista, credo che finora ho maturato questo punto di vista, mi farebbe piacere sapere anche da parte vostra cosa ne pensate. Quindi fare in modo che non ci si schieri in modo netto e perentorio, altrimenti rischiamo di fare noi stessi da sponda al dissenso. Un altro aspetto che sento di indicarti ha a che fare con quelle parentesi negoziali che possono aprirsi durante una riunione. Sulla negoziazione si potrebbe dire tantissimo, impegnando molte puntate, ma intanto voglio stimolarti a prendere in considerazione un aspetto importante, cioè gli interessi di chi è di fronte, senza fermarti soltanto alle posizioni di facciata. Mi spiego meglio ponendoti un quesito che spesso proponiamo durante i corsi dedicati proprio alla negoziazione. Sto parlando del problema chiamato un'arancia per due. Non so se lo conosci. Immagina un contesto domestico durante un giorno di festa. Due sorelline in tenera età hanno entrambe voglia di un'arancia. In casa però ce n'è soltanto una. Le sorelline sanno perfettamente che se cominciassero a discutere o addirittura a litigare, i genitori le punirebbero. Come risolvere questo semplice rompicapo? Solitamente la soluzione che appare più ovvia è quella di dividere in due la sola arancia disponibile. Questo però vorrebbe dire rendere entrambe le bambine parzialmente scontente. Cerchiamo allora una soluzione alternativa. C'è chi propone di tirare a sorte, chi demanda ai genitori la decisione, chi penalizza entrambe le bambine togliendo proprio di mezzo l'arancia. Un altro approccio che viene suggerito è di valutare invece se sia possibile accontentare pienamente entrambe le bambine. Sembra impossibile, ma in alcuni casi, cercando di capire quali sono gli interessi dietro le posizioni di ciascuna bambina, questa condizione è possibile raggiungerla. La posizione di entrambe, nell'esempio che abbiamo appena citato, dice: «Voglio un'arancia intera». È questo a rendere apparentemente impossibile accontentarle entrambe. Dietro queste posizioni, però, gli interessi potrebbero essere compatibili tra loro. Magari una delle due sorelline vorrebbe mangiare l'arancia, mentre l'altra invece ha bisogno di grattare la scorza del frutto per preparare una torta. Cercare di capire quali sono gli interessi dietro le posizioni di facciata apparentemente incompatibili tra loro può aiutarci ad accontentare tutti, nei limiti del possibile, ovviamente.
Ancora una volta possiamo fare la differenza dialogando con l'altro, ascoltando chi abbiamo di fronte, senza alzare muri e tenendo a bada la nostra pulsione a sostenere a tutti i costi il nostro pensiero. Un altro aspetto che secondo me è importante prendere in considerazione in questo periodo dell'anno è trovare il modo di lasciare un semino che possa germogliare durante l'estate in vista della ripresa. Questo vale sia per il rapporto con i tuoi studenti, sia per quello con i tuoi colleghi. In particolare, a quest'ultimi potremmo anticipare proprio in questi giorni quello che vorremmo imbastire il prossimo anno, le attività che vorremmo proporre. In un momento come questo, dedicato cioè ad altre priorità, caratterizzato da un po' di stanchezza, potremmo lanciare un accenno e far decantare poi la questione per qualche settimana o mese. Magari alla fine di una riunione, prima dei saluti, potremmo dire: cari colleghi, so che questo non è il momento, siamo tutti stanchi e ci siamo dedicati a questioni davvero importanti, però mi faceva piacere anticiparvi che per l'anno prossimo mi piacerebbe occuparmi del progetto di musica, mi piacerebbe elaborare un paio di proposte sulle quali vorrei cominciare a riflettere quest'estate e così via. Fare in modo che lo stato d'animo di queste ultime ore di lavoro possa abbassare un pochino le resistenze dei nostri interlocutori e quindi avvantaggiarci per quello che poi dovremo riprendere come discorso più completo l'anno successivo. Questo potrebbe essere un piccolo espediente da utilizzare, per esempio. Per quanto riguarda la valutazione, tema sicuramente centrale in questi ultimi giorni, non entro troppo nel merito anche perché immagino che gran parte delle attività le hai già svolte, le decisioni le hai già prese. Ti rimando però alla settima puntata di questo podcast, in modo da poter conoscere qual è l'approccio di Metadidattica al tema della valutazione. In buona sostanza, volendotelo riassumere in un minuto, ti direi che è super importante e cruciale riuscire a basare la valutazione su elementi il più possibile oggettivi e concreti. Questo serve sia a chi deve valutare, quindi ad avere una linea guida più chiara, con tutti i vantaggi del caso, nonché per avere elementi di confronto con i propri colleghi, che siano meno opinabili e più stabili, quindi. Inoltre serve anche a chi viene valutato, per riuscire a lavorare meglio sui margini di miglioramento che sono contenuti e descritti all'interno della valutazione stessa. Un altro tema che secondo me in questo momento può essere un'utile opportunità per chiudere l'anno scolastico in bellezza è riepilogare con i ragazzi quanto fatto. Provare a fare una sorta di ricognizione di quanto è stato vissuto insieme. Puoi farlo in tanti modi: attraverso una conversazione, attraverso una lettera da inviare ai tuoi studenti, con un dibattito con loro, attraverso un racconto. C'è chi fa per esempio un racconto video, chi crea una presentazione fatta di fotografie, di elementi significativi per te e i tuoi studenti, magari dei brani particolari, dei passaggi che richiamino quanto fatto insieme. Ecco, chiudere l'anno in questo modo, fare una sorta di consuntivo del percorso battuto insieme, può aiutarci in tanti sensi. Può accrescere la soddisfazione di tutti, può aiutarci ad individuare degli elementi di confronto sui quali basare il percorso dell'anno successivo, può essere un ulteriore elemento di valutazione e di restituzione all'intera classe, può creare ancora più spirito di appartenenza e in un momento così delicato come la fine dell'anno, di questo anno tra l'altro, può aiutarci ad accorciare un po' le distanze che si sono venute a creare negli ultimi mesi e che si creeranno ancora di più adesso che l'anno scolastico finirà. Potrà essere questo un bel modo di dirsi arrivederci o di dirsi addio. Ma non lo lascerei come unico modo. Io lo correderei di un altro elemento significativo. Intendo dire lasciare un regalo ai tuoi studenti. Questo stesso riepilogo, soprattutto se lo farai con una forma, diciamo così, poetica, potrà essere esso stesso un regalo da lasciare in eredità ai tuoi ragazzi per l'estate o per la vita. Puoi pensare anche ad un regalo concreto, però, ad un regalo simbolico. Magari una canzone, un oggettino, una dedica, una poesia, una lettera spedita ad ognuno di loro. Qui puoi veramente sbizzarrirti con la fantasia. Puoi fare in modo che questo tuo dono rappresenti un ancoraggio alle esperienze che avete vissuto insieme e al rapporto che avete creato. Io, per esempio, conservo ancora il pezzettino di pirite che la mia professoressa di Scienze della Terra mi ha regalato alla fine del quinto anno delle scuole superiori. Da buona geologa, infatti, la nostra insegnante ci aveva portato una scatola con tanti frammenti di minerali, invitandoci a sceglierne uno a testa e a considerarlo come portafortuna per l'esame e per il nostro futuro percorso. Ecco, ogni tanto quel pezzettino di pirite lo riprendo in mano e torno col mio pensiero a tutto l'affetto che la nostra insegnante era stata in grado di donarci, a tutti i preziosi consigli che ci aveva dato, a tutti gli stimoli che aveva condiviso con noi. Insomma, torno in contatto con un periodo significativo della mia vita scolastica. A questo punto non mi resta altro che salutarti.
Anche per noi questa puntata rappresenta una sorta di fine dell'anno. Il podcast continuerà ad andare avanti, ma le prossime puntate saranno un po' diverse. Ci dedicheremo un po' di riposo, perché alla fine di un percorso così campale come quello di quest'anno abbiamo bisogno di celebrare l'arrivo. Ripartire subito con una nuova corsa potrebbe risultare precoce, però sicuramente nei prossimi episodi continuerai a trovare degli stimoli per dedicare un po' di tempo a noi stessi, ma anche per ripartire prima dell'inizio del nuovo anno scolastico con una ripianificazione che possa guidarci e mettere in ordine tutta una serie di aspetti utili a partire col piede giusto. Mi auguro che questa puntata ti sia piaciuta. Se così è stato, ti chiedo di condividerla con almeno un tuo collega che pensi stia ragionando, come te, su come concludere quest'anno scolastico. Ti auguro un'ottima fine di anno e ti do appuntamento alla prossima puntata. Grazie e a presto!